Adesso vediamo che cosa è successo entrando nella rete degli ospiti. Vi ho fatto vedere prima che io avevo accesso a tutta la mia rete locale LAN, quindi entravo nel router, negli switch e tutto. Vediamo adesso se posso rientrare in uno dei miei switch della rete locale. Come vedete, carica, ma non trovo niente. Perché? Perché praticamente, avendo creato una VLAN per gli ospiti, ho potuto bloccare alcuni accessi sulla rete LAN. Invece, se voglio andare su internet, posso andare tranquillamente su internet. Se io adesso vado e ritorno sulla mia rete principale, sono collegato alla rete principale e se voglio entrare di nuovo nel mio switch, posso entrare. Come posso rientrare nel mio router? È proprio qui che si va a configurare delle regole nel firewall per poter andare a limitare o a bloccare addirittura gli accessi su alcune aree delle nostre reti. È proprio per questo che vengono create le reti virtuali. Andiamo nelle politiche del firewall e vediamo le due regole che ho creato. Una è la guest in e una è la guest local. Con queste due regole do la possibilità agli utenti ospiti di collegarsi ad internet, prendere un indirizzo IP dal router, ma non poter accedere alla rete locale e al nostro router. Vediamo in dettaglio la configurazione delle due regole del firewall. Iniziamo dalla guest local. Andiamo in edit rule e la vediamo. Allora, vediamo la prima configurazione. La prima regola creata è il DNS e l'altra è il DHCP. Queste due porte servono per poter avere l'indirizzo IP dal router, quindi il DHCP, e il DNS per poter comunicare con internet. Quindi andiamo a vedere la prima regola, azione basic. Vediamo che chiamata allow DNS abilitata accetta sia TCP che UDP. In advanced lasciamo così. In source lasciamo così, destinazione mettiamo la porta 53. Quindi quando arriva una richiesta verso la porta 53, il firewall la lascia passare, quindi accetta la porta 53. Andiamo per vedere per il DHCP come è configurato, abilitata, accetta UDP, qua lasciamo così, in source vuoto, destinazione 67. Quindi il traffico che va verso la porta 67 è accettato, quindi accept, accept. Configurazione, chiamata guest router, default drop, interfaccia. L'interfaccia è dalla Ethernet 1.2, quindi la richiesta viene dalla VLAN. Le VLAN le riconosciamo perché la Ethernet 1 è la Ethernet LAN, mentre 1.2.3.4 sono le VLAN. Quindi il traffico generato dalla VLAN 1.2 verso local va configurato così. Quindi regola, accetta la porta 53, accetta la porta 67 verso local tramite l'interfaccia 1.2. Questa regola serve per poter accedere ad internet e ottenere un indirizzo IP dal router. Vediamo la seconda regola che è guest in, che serve per bloccare il traffico verso la nostra rete locale LAN e non dare la possibilità agli utenti ospiti di poter accedere al nostro router. Prima cosa di vedere questa, andiamo a vedere qua il gruppo. Ho creato una LAN network che è un gruppo. Andiamo a vederlo. Questa è un gruppo di indirizzi dove la nostra VLAN non può accedere. Queste informazioni le ho trovate su dei forum dell'Ubiquiti sull'Edge Router e qui ho replicato ciò che ho trovato. Comunque, ho creato questo gruppo LAN dove fanno capo delle sottoreti 192.168, 172.16, 10. E ho creato questo gruppo. Dopodiché sono andato nelle politiche del firewall e ho creato la regola. Che cosa fa?
La regola è questa: blocca tutti i protocolli verso dove? La destinazione è RFC. Praticamente lui va a bloccare tutte le comunicazioni verso le sottoreti che abbiamo elencato nel nostro gruppo LAN. Questa è come è configurata la regola. In configurazione accetta, così va impostata. Interface dalla 1.2, che è la nostra VLAN, verso in. Così è configurata la seconda porta per bloccare l'accesso sulla nostra rete locale. Un'ultima cosa che vi voglio far vedere è il QoS. In questa opzione del router potete andare a limitare la banda di upload e download all'interno nella nostra rete, che può essere sia la rete LAN che anche una rete VLAN. Ad esempio, in questo caso, se noi andiamo a impostare l'Ethernet 1.2 e andiamo a mettere dei valori di limite di megabit, potremmo limitare il traffico di download e upload alla rete dei nostri client ospiti. Grazie e arrivederci al prossimo video.